qui con il direttore del Museo di Storia Naturale della Maremma, Andrea Sforzi. Buongiorno. Allora, le porrò due semplici domande. La prima, quali sono le buone pratiche e quali sono invece le criticità del museo sul territorio della Maremma? Dunque, allora, questo è un museo di storia naturale ed è l'unico della provincia di Grosseto e uno dei pochi in Toscana. Le buone pratiche sono legate al fatto di cercare di ottimizzare al massimo ciò che abbiamo in termini di servizi, di personale, di mezzi, e quindi forse sono la persona meno indicata a parlare di buone pratiche, nel senso che dovrebbero essere altri a dirlo al mio posto. Comunque credo che il tutto si concentri nel fatto di dare sempre migliori servizi, ad esempio per l'aspetto didattico, che è molto importante per un museo. Ogni anno noi abbiamo un'offerta didattica che viene rinnovata sulla base di come sono andate i laboratori dell'anno precedente, cercando di calibrare in modo diverso sulla base anche delle nostre insegnanti e quindi delle richieste che noi riceviamo. Un'altra buona pratica credo che sia quella di mantenere sempre vivo l'interesse nei confronti del museo. Infatti organizziamo un calendario di eventi, siamo l'unico a farlo, l'unico museo a farlo in ambito provinciale, forse uno dei pochissimi in ambito regionale, un calendario annuale di eventi che ogni anno inauguriamo a gennaio e che poi scorre durante tutto l'anno solare, e quindi le persone possono sapere sin da gennaio quali saranno le attività rivolte a un pubblico adulto, insomma, di grandi, che il museo proporrà. Quest'anno sono circa 30 attività di vario tipo, di approfondimento, di conoscenze, caffè della scienza, e anche questo credo che serve un po' a fidelizzare le persone e avere anche un ruolo importante per il museo, quale quello della formazione anche per le persone adulte, quindi approfondimenti. E abbiamo avuto modo di avere come ospiti personaggi illustri, molto importanti sul panorama nazionale, e quindi questo sicuramente può essere annoverato tra le buone pratiche. I limiti sono quelli di una struttura tutto sommato piccola, soprattutto in termini di personale e di risorse. Ora, tutti si lamentano normalmente di avere pochi fondi e poche persone a disposizione. Nel nostro caso, però, la cosa è particolarmente evidente in quanto io sono in pratica l'unico dipendente di Fondazione Grosseto Cultura che si occupa del museo, e poi ci sono due cooperative di guide ambientali che ci danno una mano nella gestione, nell'apertura al pubblico, nei laboratori. Il fatto di poter avere personale qualificato aiuterebbe molto sicuramente. Molti musei hanno appunto ricercatori interni, hanno qualcuno che si occupa della biblioteca. Noi abbiamo una biblioteca scientifica, è l'unica in provincia di Grosseto. Ci sono i curatori, normalmente si occupano delle collezioni di studio. Tutto questo viene un po' svolto in modo, diciamo, concentrato sulla mia persona e potrebbe essere svolto in modo diverso. Potendo avere dei fondi anche maggiori a disposizione, le attività potrebbero essere anche molte. Va bene, e invece qual è l'attrattiva, se così possiamo chiamarla, più importante del Museo di Storia Naturale della Maremma, sia da un punto di vista turistico, sia da un punto di vista scientifico? Dunque, posso rispondere in modo duplice. L'attrattiva in quanto elemento da visitare, che rende il museo conosciuto anche all'esterno, è sicuramente da una parte generica, cioè il fatto che il museo è un museo regionale, quindi si riferisce appunto alla Maremma. Non vuole rivaleggiare con altri musei di storia naturale più importanti che mostrano tutti gli ambienti della Terra, ma è concentrata solo sulla Maremma. Per cui quando abbiamo aperto questa nuova sede, ormai alcuni anni fa, abbiamo tolto tutti i reperti che non provenivano da questo territorio. Quindi l'attrattiva è il fatto di essere in Maremma e avere un luogo dove si può approfondire le conoscenze sulla natura della Maremma. In particolare l'Oropiteco, sicuramente, che è il logo del museo, è una scimmia antropomorfa vissuta circa 10 milioni di anni fa a Bacinello, ma anche nelle zone delle colline metallifere, fino in Sardegna viveva, è comunque un'attrattiva molto importante. Una seconda opzione a questa domanda, una seconda risposta, è quella che stiamo sviluppando da anni, che è appunto la citizen science. Quindi, al di là di un'attrattiva in senso stretto, di un oggetto, di una mostra, di un elemento scientifico, il coinvolgimento dei cittadini nella raccolta dei dati scientifici. Questa è una cosa che portiamo avanti dal 2011, quindi con un sito internet dedicato, con un bioblitz organizzato ogni anno, ovvero 24 ore consecutive sul campo, in cui esperti, ricercatori e famiglie, persone comuni partecipano alla raccolta dei dati ambientali. In più
corsi di approfondimento, di conoscenza che formano nuovi cittadini che vogliono aiutarci a raccogliere dati sul campo. Questa sta diventando un'attrattiva importante, non tanto per visitare il museo quanto per partecipare alle attività del museo. La ringrazio, con questa si conclude l'intervista, nonché il periodo del mio stage in questo meraviglioso museo in cui io mi sono trovato meravigliosamente. Grazie. E io vi saluto da Gabriele Rezza del Museo di Storia Naturale della Maremma per Maremma Networking. Arrivederci.